È martedì 9 luglio, ben trovati al TG Flash. Apriamo il TG con la politica locale. A Marano, comune a nord-ovest di Napoli, è stata presentata ieri pomeriggio presso la sede di Palazzo Merolla la prima giunta Liccardo, formata da 7 assessori. Vediamo il servizio di Gianluca Russo. È stata presentata ieri pomeriggio in conferenza stampa la prima giunta di centrodestra della città di Marano. Ad affiancare il neosindaco del PDL, Angelo Liccardo, commercialista 37enne, saranno il vice sindaco in quota PDL Teresa Giaccio, avvocato 45enne delegata per politiche sociali, sport, cimitero, avvocatura, cultura e spettacolo. Domenico D'Ambra, medico 63enne, assessore in quota PDL con incarichi per igiene e sanità, pubblica istruzione e informatizzazione della macchina comunale, legalità e trasparenza. Gaetano Orlando, medico 62enne, ex consigliere comunale UDC e ora assessore con responsabilità nei settori Polizia Municipale, Viabilità, Protezione Civile, Ambiente ed Ecologia. Il dottor Paolo Longoni, 58enne originario di Parma, tecnico esterno delegato ai settori Bilancio e Finanze, Programmazione Economica e Patrimonio. La dottoressa Giuseppina Appennino, 48enne tecnico esterno con incarichi per urbanistica, attività produttive, artigianato e commercio. Eleodoro Belmare, geometra 33enne, assessore in rappresentanza della lista civica Piazza Pulita, delegato a personale, formazione, risorse umane ed energia rinnovabile. Chiude la lista dei 7 assessori il 49enne Gennaro Ruggero, in quota Fratelli d'Italia. Per lui incarichi nei comparti sviluppo e programmazione del territorio, fiere e mercati, semplificazioni amministrative ed innovazione tecnologica. Ed ora, in relazione alla formazione di questa nuova squadra amministrativa formata da 7 assessori, ascoltiamo le considerazioni del sindaco Angelo Liccardo. Siamo con il neosindaco di Marano, Angelo Liccardo. Allora, oggi parte la sua nuova avventura. Sì, io infatti effettivamente oggi ho la presentazione della giunta, possiamo dirci già pronti a tutti gli effetti per sostenere questa sfida. C'è una sfida effettivamente entusiasmante, ma anche effettivamente di difficoltà, in quanto la città eredita una situazione economica e sociale particolare. Sicuramente con la squadra che oggi andremo a presentare abbiamo 3 carte in regola per affrontare questo percorso. Infatti la squadra incarna i valori della politica, del tecnicismo e della professionalità. Quindi dalla serie di trattative anche abbiamo rispettato i tempi tecnici, perché giovedì c'è stata l'approvazione dei consiglieri e subito è arrivata la squadra pronta per affrontare queste sfide. Quali sono i primi passi che prevede di fare come sindaco di Marano? Noi sicuramente ci batteremo nel far rispettare il nostro programma, quindi intenderemo subito risanare l'ente comunale sotto aspetto economico e intenderemo subito mettere in bilancio a settembre alcune iniziative volte al miglioramento della vivibilità dei cittadini, quindi per quanto riguarda la manutenzione stradale, far ripartire subito la raccolta differenziata e poi mantenere anche il secondo punto del nostro programma, quindi instaurare nelle maggiori piazze di Marano il sistema wifi gratuito. Mobilità a nord di Napoli. Ieri mattina sono ricominciati i lavori per la cosiddetta via di Candida, la strada che, costeggiando l'alveo dei Camaldoli, giunge su via Santa Maria Cubito ad altezza Corso Italia, nelle adiacenze del territorio di Villa Ricca. Scontiamo un enorme ritardo, ma in breve dovremmo ridare alla viabilità questa importante arteria che permette di far defluire il traffico dal centro di Qualiano. Ricordiamo che la cosiddetta via Candida fu chiusa al traffico veicolare nel settembre 2012 per problemi legati alla sicurezza del manto stradale. Trasporti pubblici, una buona notizia per i 12.000 pendolari dell'Interland giulianese. Qualche giorno fa ha riaperto i battenti la metropolitana interprovinciale Napoli-Caserta, gestita da Metro Campania Nord-Est. Dopo alcuni giorni di stop è infatti ripresa la circolazione dei treni locali sulla linea Piscinola-Mugnano-Giugliano-Aversa. Ad annunciarlo è stato un breve comunicato apparso sul sito web dell'ente EAV Metro Campania Nord-Est. Ed ora una notizia di cronaca. Ieri la Guardia di Finanza ha sequestrato ai fratelli Michele, Giuliano e Luigi Ascione beni per un valore di circa 50 milioni di euro. Il maxi blitz è scattato in 4 regioni, Lazio, Campania, Sicilia e Calabria, e ha visto impegnati circa 100 finanzieri. Sotto chiave 112 immobili, 175 veicoli, un'imbarcazione e numerosi documenti di ambito assicurativo e bancario. Iascione, secondo gli investigatori, sarebbero legati al clan giulianese dei Mallardo.
Sport, iniziamo con le indiscrezioni sul calciomercato azzurro. Il Napoli sarebbe vicinissimo all'acquisto del 26enne José María Callejón, talentuoso esterno del Real Madrid, molto stimato dall'ex tecnico madrileno Mourinho. Grazie alla fiducia ricevuta dallo Special One, Callejón nelle ultime due annate con i Blancos ha infatti disputato 78 partite. Il calciatore spagnolo, secondo quanto riportato da un quotidiano iberico, potrebbe essere ceduto al Napoli per una cifra di circa 10 milioni di euro. Per quanto concerne invece la cessione del bomber Cavani al Paris Saint-Germain per l'astronomica cifra di 63 milioni di euro, le indiscrezioni delle ultime ore sembrano confermare quelle già in circolazione da alcuni giorni. In relazione al trasferimento del Matador in terra francese si attende soltanto l'annuncio ufficiale. Un sopralluogo tecnico per verificare la rispondenza dei requisiti specifici decisivi per portare lo stadio di Marano sulla ribalta europea della Champions League. Proprio in tal senso, nel primo pomeriggio di ieri si è svolto l'incontro tra gli amministratori comunali ed i delegati UEFA in missione nelle strutture dell'Interland partenopeo alla ricerca dell'impianto che dovrà essere di supporto allo stadio San Paolo. Ad accogliere la delegazione UEFA il sindaco Angelo Liccardo e il vice sindaco Teresa Giaccio ed i tecnici del comune. Le impressioni sono positive, ha dichiarato il sindaco, ma attendiamo il responso ufficiale. Nel caso in cui dovesse essere scelto, lo stadio maranese sarà a disposizione delle squadre europee che affronteranno il Napoli nel prossimo torneo di Champions League. E dal calcio professionistico passiamo a quello dilettantistico. A Giugliano, ieri mattina, presso la biblioteca comunale, è stato presentato il nuovo progetto della società Giugliano 1928, club che nella stagione 2013-2014 disputerà il campionato regionale di eccellenza. Vediamo i particolari nel servizio di Gianluca Russo. Siamo alla Biblioteca Comunale di Giugliano in Campania per la presentazione del nuovo Giugliano Calcio che riparte dall'eccellenza. Presidente Sestile, si riparte dall'eccellenza. Allora, quali sono i programmi per la nuova stagione del Giugliano Calcio? I programmi sono di un immediato riscatto sia sotto il profilo calcistico che sociale. Il progetto infatti prevede e contempla due linee guida importanti per il ripristino della Giugliano calcistica e della socialità che il Giugliano deve avere, perché c'è un discorso ormai troppo deteriorato sotto il profilo sociale, etichette messe dappertutto come città di questo, città di quello, basta. Attraverso lo sport vogliamo imprimere il ripristino di queste regole e responsabilità nella società civile e fare bene nell'ambito calcistico. Dopo una stagione difficile, culminata con l'ultimo posto in promozione, si programmava già da mesi questo l'acquisto eventuale di un titolo sportivo oppure si è colta l'occasione? Ma non parlerei di acquisto ma di acquisizione, è diverso come concetto, ma io questa idea l'ho sempre avuta, sia già quando siamo stati promossi in promozione, tant'è vero che l'anno scorso abbiamo un po' trascurato questo aspetto prima squadra, proprio in relazione a questo progetto che volevo arrivare. Ad oggi sono riuscito, adesso passo la palla alle istituzioni, ai tifosi, alla città per vedere un attimino cosa rispondono e come la pensano in relazione a questo immediato riscatto che la città di Giugliano deve avere. A proposito di istituzioni, a quando i lavori per il riammodernamento del De Cristofaro? Questa è una domanda che non le so rispondere, è una cosa che deve decidere in questo momento chi governa la città, nella fattispecie il commissariamento, i commissari che dovranno mettere in scaletta ai loro tanti impegni che hanno per questo piano di emergenza, mettere sotto la lente anche l'aspetto sportivo e calcistico, perché come dicevo prima, per un ripristino di situazioni sociali si deve passare anche attraverso lo sport, che è la cosa più bella per una società civile, partire dalle fondamenta. Ecco. Per finire, che cosa si sente di promettere ai tifosi del Giugliano Calcio per la nuova stagione in eccellenza? Tanta serietà, passione, dedizione e amore principalmente per la mia città, per questi colori e per quello che rappresentiamo. Orlando Stiletti, direttore sportivo del Giugliano, allora che Giugliano sarà per questo ritorno in eccellenza?
Allora, stiamo allestendo una squadra che almeno faccia divertire i tifosi e sudare tutte le domeniche la maglietta. Poi l'appetito viene mangiando. Sicuramente i calciatori che stiamo prendendo sono calciatori di categoria, i quali saranno utili alla causa. Da chi si riparte? C'è qualcuno che resta della vecchia squadra? No, tutto nuovo, tutti ci stiamo partendo da zero, quindi potete immaginare che lavoro stiamo facendo, dagli under agli over, soprattutto la squadra da capo. Vogliamo pubblicizzare il nome del nuovo allenatore? Sì, Marco Mazziotti ha poco da pubblicizzarsi, ha fatto 3 campionati, 2 col Gladiator e 1 l'anno scorso con la Parmese, facendo il 4º posto in zona playoff, anche con tanti giovani. Abbiamo scelto anche perché oltre ad essere un bravo allenatore è anche molto bravo a lavorare con i giovani, quindi facendo estrapolare qualche giovane giovanese dal settore giovanile e portarlo in prima squadra, anche questo sarà il nostro obiettivo. Si punterà da subito al salto di categoria oppure prevede un anno di assestamento? Per il momento si prevede un anno di assestamento, però ora dire i risultati ora non me la sento. Diremo la nostra sicuramente, insieme ai tifosi, insieme alla città. Ciotti, il nuovo allenatore del Giuliano. Allora, innanzitutto, che stagione sarà per questo Giuliano? Che cosa si sente di promettere ai tifosi? A me è piaciuto da subito l'entusiasmo che c'è in questa piazza, da parte della società, da parte dei tifosi. Quindi promesse sinceramente non vanno fatte se non si hanno ancora chiari i programmi e i progetti. Noi siamo una squadra, una società che sta ricostruendo da zero. Giuliano merita sicuramente massimo impegno, massima professionalità e da parte nostra sicuramente ci sarà questo impegno. Il campionato che si avvicina è un campionato ancora con tante incognite, ancora tante squadre non hanno ancora deciso il proprio futuro. Noi invece lo abbiamo chiaro, lo abbiamo tracciato, abbiamo iniziato a tracciare il nostro percorso. Sono sicuro che insomma Giuliano calcistica e Giuliano città potrà riscattarsi grazie a questo campionato anche. Presumo che lei abbia già dato indicazioni tecnico-tattiche alla sua nuova società, come giocherà il suo Giuliano? Sicuramente sono in sintonia con il nostro direttore sportivo che sta facendo un grande lavoro. Io mi limito ad illustrare le caratteristiche dei miei giocatori, di quelli che preferirei insomma come caratteristiche, e lui si attiva sul mercato, quindi e sta facendo molto bene. Per quanto mi riguarda, il mio atteggiamento può essere considerato un 3-4-3, un 5-2-3, insomma, in base a quello che può essere l'interpretazione, però i 3 difensori necessari dietro e i 3 attaccanti davanti, quindi poi in base alle esigenze cambiamo gli uomini a centrocampo. Pronto ad affrontare una stagione anche di pressione, se vogliamo, da parte della tifoseria? Si sente pronto, tranquillo? Meno male, per fortuna che c'è pressione, che ci sono aspettative, perché sono gli stimoli, secondo me, per fare calcio. Un calcio piatto senza tifosi non mi è mai piaciuto, né da giocatore né da allenatore. Da giocatore ho vissuto piazze importanti, anche a livello nazionale, da allenatore. Da Santa Maria, passando per Palma fino a Giuliano, insomma, penso di aver fatto già piazze belle che mi hanno dato grandi emozioni. Poi è chiaro, ripeto, in queste piazze ti aspetti l'applauso, ma devi aspettarti anche il fischio e la contestazione, ma che sia costruttiva, ben venga. Noi siamo uomini di sport, viviamo di risultati e la cosa più bella è mostrarli agli altri che ti vengono a vedere, quindi Giuliano sicuramente può darci queste soddisfazioni. E questa era l'ultima notizia del nostro TG Flash. Vi ricordo che potrete contattarci all'indirizzo tvnapoli1@gmail.com. Grazie per essere stati con noi e arrivederci alle prossime edizioni.